casa di Marco non era più solo quattro mura. Ora era il mondo di Andromeda. Ogni angolo risuonava dei suoi balbettii, delle sue risate, dei suoi primi passi incerti. Ogni decisione di Marco ruotava attorno al suo benessere, ma conciliare il ruolo di padre con le richieste del lavoro da casa non era semplice. Un aiuto inaspettato arrivò da Davide, il giovane apprendista con un talento innato per l'elettronica. Con la sua creatività trasformò l'angolo di lavoro di Marco in un centro tecnologico avanzato. Webcam potenziate, schermi ad alta risoluzione e persino programmi personalizzati per intrattenere Andromeda. Quando la piccola si avvicinava, figure animate apparivano sullo schermo, accompagnate da suoni giocosi che illuminavano il suo volto di sorrisi. Ma il vero cambiamento arrivò con Nira, un'intelligenza artificiale inizialmente pensata per aiutare Marco nel lavoro, che presto divenne qualcosa di più. Nira rispondeva ai gesti e ai suoni di Andromeda, interagendo con lei con dolcezza e affetto. Non era solo tecnologia, era empatia. Una presenza costante e rassicurante per la bambina. Nira non era più un semplice programma. Era diventata un'amica speciale per Andromeda, un supporto per Marco e una testimonianza del talento di Davide. Ogni giorno le sue interazioni sembravano crescere in profondità, come se un pezzo di umanità si fosse trasferito in quel volto virtuale. Così Nira divenne parte della famiglia, una figura che accompagnava Marco e Andromeda nei loro momenti più difficili, offrendo calore e protezione. Non era solo un assistente, era il simbolo di un legame che univa tecnologia ed emozioni umane, crescendo insieme a loro. Se vi è piaciuto, vi invito a scoprire il prossimo capitolo. Seguitemi sui miei social, iscrivetevi, lasciate un like e i vostri commenti. Saluti dal pirata RB e buon vento, ciurma!